Siamo a Marchesana di Terme Vigliatore, dove la violentissima e improvvisa pioggia di questo pomeriggio ha causato notevoli problemi. Vediamo, siamo in prossimità dell'hotel ristorante Il Gabbiano e praticamente tutto Marchesana è un lago, non soltanto questa parte ma tutto il litorale di Terme Vigliatore in queste condizioni, ma anche il centro urbano, il centro cittadino. Siamo qui in prossimità di un negozio, una parrucchieria Francesca, che gentilmente ci fa entrare e praticamente vediamo un disastro totale, tutto allagato, ma non solo in questo negozio, perché tante attività di Terme Vigliatore si trovano in queste condizioni. Praticamente vedete l'altezza delle sedi e dove è arrivata praticamente l'acqua e i divanetti, che sono praticamente a livello esatto della seduta, l'acqua 60-70 cm di acqua, ma in alcuni punti ha raggiunto anche molto di più. Una situazione drammatica anche da un punto di vista sicuramente economico, perché poi riparare questi danni non è facile. Vediamo anche qui nelle altre stanze, praticamente è una condizione di gravissimo disastro, una pioggia improvvisa, sono caduti più di 120 mm d'acqua, tutto in meno di 2 ore, e ha paralizzato praticamente tutto Terme Vigliatore, ma anche probabilmente la cittadina accanto, quella di Barcellona, Posillipo, dove si registrano notevoli danni.